Il titolo di questo problema è Un quadrato di quadrati. A casa ho trovato una scacchiera che stranamente è formata da 10 caselle per 10. E mi sono chiesto, seguendo le linee della scacchiera, quanti quadrati potrei disegnare? Un quadrato potrebbe essere formato da una sola casella, oppure potrebbe avere lato 2, oppure più grande di lato 4. Questi quadrati possono anche sovrapporsi. Contarli tutti sarebbe una perdita di tempo e molto probabilmente sbaglieremmo. Per cui cercheremo di trovare un modo logico per risolvere questo problema. Abbiamo preparato una tabella in cui scriviamo nella prima colonna il lato dei quadrati e nella seconda quanti quadrati ci sono di quel lato. Partiamo dal caso più semplice, un quadrato di lato 10, e vediamo che ce n'è soltanto uno che occupa tutta la scacchiera. A questo punto scriveremo nella nostra tabella 1. Poi passiamo ai quadrati di lato 9 e vediamo in quante posizioni possono stare. E vediamo che sono 4. E scriviamo nella nostra tabella 4. Per meglio capire, evidenzieremo la prima casella in alto a sinistra di rosso e vedremo in quanti posti può stare questa casella. Ad esempio, questa casella può stare in 4 posizioni nel quadrato di lato 9. Appunto, abbiamo 4 quadrati. Poi passiamo ai quadrati di lato 8 e vediamo quanti possono starci. Scopriamo che sono 9 in tutto e scriviamo nella nostra tabella 9. A questo punto vediamo quanti sono i quadrati di lato 7. E sempre con la prima casella in alto a sinistra evidenziata di rosso, vediamo che possono stare in 16 posizioni diverse. E scriviamo nella nostra tabella 16. Penso di aver capito come funziona. Infatti 1, 4, 9, 16 sono i quadrati perfetti. E posso quindi intuire che di lato 6 ce ne saranno 25. Di lato 5 ce ne saranno 36, di lato 4 ce ne saranno 49 e così via fino ad arrivare ai quadrati di lato 1 che sono 100. Ora basta che faccio 1 più 4 più 9 più 16 così avanti fino a 100 che mi viene 385.